Cerboni, Ciancio, Cofano, Cofano, Toia, Giuliano, buongiorno, Bugliotta, La taglia, la taglia, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lonzi, Matronala, Poli, Delitano, Tredicine, Tutino, presente. Villa, Pronti. Ci siamo. Allora, abbiamo il numero legale per aprire la seduta, abbiamo 16 consiglieri presenti più la Presidente, assenti giustificati consiglieri Poli e Lenci. Allora, nomino quali scrutatori della seduta, i consiglieri Caccamo, Cofano, La Notte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi, sono previa comunicazione alla Presidenza, grazie. Allora, prima di passare all'ordine del giorno della seduta, intanto volevo dare il benvenuto, anzi il bentornato al direttore Altamura, che già negli anni passati ha diretto per qualche periodo il nostro municipio, conosce bene il municipio, adesso è tornato come direttore del municipio, quindi credo a nome del Consiglio posso dare il benvenuto. Grazie. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Allora, proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta numero 9/2015. Bilancio previsionale annuale 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale programmatica, piano degli investimenti. Faccio presente che su questa proposta sono pervenuti due emendamenti e degli ordini del giorno che poi valuteremo uno per uno prima di andare alla votazione sulla delibera di parere. Allora, credo che possiamo aprire l'ordine del giorno con la relazione della Presidente. Allora, diamo la parola alla Presidente per la relazione introduttiva. Prego i consiglieri. Consigliere Giuliano, prego, si accomodi. Prego, si accomodi. Certamente. Allora, grazie Presidente e consiglieri. Allora, l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, proposto dalla Giunta Capitolina a dicembre 2014, torna dopo anni alla normalità. Cioè rispetto, o rappresenta la volontà di tornare a rispettare i tempi affinché ci possa essere una programmazione dell'attività gestionale dell'amministrazione e direi, per quanto riguarda noi municipi, finalmente la possibilità di amministrare e programmare soprattutto le nostre attività.
va considerato che siamo diciamo nel rispetto della legge di stabilità che approvata dal governo ha sancito in maniera definitiva la riforma della contabilità a partire dal 2015. Infatti con la riforma introdotta dal decreto legge numero 118 del 23 giugno 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, sarà dal 1 gennaio 2015, cioè ormai è dal 1 gennaio 2015, entrato in vigore il principio di competenza finanziaria potenziata, che allinea le manifestazioni della cassa al momento dell'imputazione in bilancio, aumentando il tasso di veridicità dei conti. Infatti gli enti locali si trovano a dover operare un riaccertamento straordinario dei residui, all'interno del quale i revisori dei conti avranno un ruolo chiave nelle decisioni su quali voce cancellare e conseguentemente sull'entità del disavanzo che sarà determinato da questo meccanismo. L'allocazione delle entrate e delle spese in bilancio viene così effettuata in base all'effettiva esigibilità, cioè alla scadenza, dei debiti e dei crediti. Ciò comporta un bilancio strettamente legato alla dinamica temporale dei fatti gestionali e richiede una sempre maggiore attenzione alla programmazione della spesa e dell'entrata. Inoltre, il Comune di Roma si trova dentro i vincoli e le prescrizioni del piano di rientro 2014-2016 adottato dalla Giunta Comunale il 3 luglio 2014 e approvato con decreto della Commissione del Ministeriale del 30 settembre 2014, che ha comportato fra l'altro imprescindibili limitazioni sugli stanziamenti per acquisto di beni e servizi. Un altro effetto dell'applicazione della riforma si rileva nella previsione delle sole entrate di certa manifestazione e non di semplice previsione alle quali non fa riscontro un'effettiva obbligazione giuridica nei confronti di Roma Capitale, in particolare per contributi provenienti da altri enti. Il bilancio sarà quindi oggetto di aggiornamento nel momento in cui si dovessero verificare nuove possibilità di reperimento delle risorse. Un altro elemento di novità e l'avvio di una nuova modalità di riparto fra i 15 municipi degli stanziamenti di spesa relativa ai servizi essenziali, in particolare manutenzione edifici e strade, servizi sociali. Tale criterio, che progressivamente dovrebbe prevalere rispetto a quello della spesa storica, pone alla base del riparto una serie di indicatori che tengono conto di alcuni elementi caratterizzanti il fabbisogno di servizi, il territorio e la popolazione di ciascun municipio, al fine di rendere più adeguate le limitate risorse disponibili alla necessità di ciascuna realtà territoriale. Sebbene siamo ancora in una fase iniziale, l'applicazione di tale criterio ha comportato per il municipio un aumento dello stanziamento per la manutenzione degli edifici scolastici pari al 47%. Dunque, nel progetto di bilancio che stiamo esaminando si deve ritrovare una sostanziale conferma rispetto all'assestato del 2014 degli stanziamenti a favore dei municipi a scapito delle risorse disponibili per i dipartimenti, sia per quanto riguarda la spesa corrente che per quella in conto capitale. Per il nostro municipio lo stanziamento totale assegnato per la spesa da parte corrente è pari a 20.565.000, che è pari al 2% circa rispetto al dato assestato del 2014, con incrementi del 4% sull'assistenza ai minori, del 2,5% sugli interventi per gli anziani e, come dicevo, del 47% sulle manutenzioni edifici scolastici. Sostanzialmente sono rimaste invariate le risorse da destinare al settore sociale e alla manutenzione strade. Si rileva inoltre una forte contrazione della spesa per i soggiorni anziani. L'incremento poi totale rispetto al 2014 sale così al 4% per gli esercizi 2016 e 2017, nei quali l'amministrazione capitolina prevede un allentamento dei vincoli del piano di rientro. Per quanto concerne il piano degli investimenti, dopo anni, finalmente il municipio o i municipi possono contare con risorse certe.
È stato assegnato ad ogni municipio 1 milione di euro finanziato con entrate derivanti da oneri concessori, la Bucalossi, e su questi fondi sono stati allocati sul centro di costo della viabilità, ai quali la Giunta ha proposto una rimodulazione per avere una maggiore flessibilità di interventi, di trasferire gli stessi sul centro di costo demanio e patrimonio IDP, suddividendo la somma in 500.000 da destinare alla manutenzione strade e piazze e 500.000 da destinare alla manutenzione straordinaria e adeguamento a norma per la sicurezza antincendio degli edifici comunali, con cui si potrà in parte intervenire sulle sedi dei municipi. Gli interventi che dovranno prevedere la partecipazione dei cittadini saranno suddivisi in 3 quadranti. Appio Latino Tuscolano, Appio Claudio Cinecittà Don Bosco Capannelle, Extra Gra. E questa divisione si rende necessaria proprio per l'allocazione della spesa dentro il piano investimenti. Poi gli stanziamenti di entrata di parte corrente risultano invariati rispetto al precedente esercizio per un importo totale di 18 milioni. Allora, complessivamente la valutazione che è stata fatta dai 15 municipi, cioè dai presidenti dei 15 municipi, è che questo bilancio riporta verso i municipi, dunque verso la cittadinanza, verso quei servizi essenziali che erogano i municipi, l'attenzione capitolina e dunque lo sforzo economico di garantire a noi quelle risorse che si sono collocate sostanzialmente nel 2014, ma soprattutto darci o restituirci per la prima volta dopo tantissimi anni la possibilità di avere nel nostro piano investimenti un investimento che, ancorché nel nostro municipio, questo non certo lo devo dire, che essendo un municipio accorpato, da questo punto di vista probabilmente non ha lo stesso tipo di risorsa che corrisponde a un municipio che è rimasto tale quale al 2014, però insomma il dato importante è che questo milione ci ridà la possibilità di programmare degli interventi necessari che ovviamente tutti noi, ma soprattutto i cittadini, ci hanno segnalato in tutto questo tempo. Questo milione ci è stato anche chiesto di renderlo partecipato, tradotto sarebbe tenere conto di quanto i cittadini e i comitati nell'arco di questa consiliatura hanno più volte rappresentato come esigenze all'interno di un criterio di priorità per i propri territori che soffrono di varie necessità dal punto di vista del decoro, delle strade e anche degli edifici scolastici e degli edifici municipali. Dunque noi come Giunta proponiamo di approvare questo bilancio proprio perché il dato più saliente è che i municipi per la prima volta sono trattati con una maggiore considerazione in un momento sicuramente di grande difficoltà per gli enti locali in generale e in particolare per Roma Capitale, che come dicevo poco fa sta all'interno di un piano di rientro che evidentemente l'ha molto penalizzata e dal quale ci aspettiamo di poterne uscire il prima possibile. Noi abbiamo anche come presidenti considerato e valutato una serie di ordini del giorno che accompagnano l'approvazione del bilancio, perché l'obiettivo è quello di trovare ancora di più la strada per dare e restituire ai municipi quelle competenze certe e quella possibilità di gestione diretta di alcune interventi che riteniamo siano tutti all'interno del mandato che i cittadini ci hanno dato il giorno che ci hanno voluto dare la fiducia affinché si governassero i municipi. Chiedo al Consiglio ovviamente di approvare il bilancio e di tener conto di questi due dati importanti che rappresentano il bilancio 2015-2017. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Allora, apriamo la discussione.
chi vuole intervenire? Ripeto, siamo in discussione generale, poi passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Allora, consigliere Coia, prego. Allora, non so quanti consiglieri hanno avuto la fortuna di poter consultare il bilancio comunale e municipale per tempo, perché come al solito, con la solita mancanza di rispetto, ci è stato fornito tardivamente, perché non stiamo parlando di un documentino da approfondire, stiamo parlando di centinaia di pagine da leggere se uno vuole scendere nei dettagli. E, tra l'altro, non specificando che l'accesso era possibile solamente dall'interno, insomma, del municipio, vabbè, questa è una sottigliezza, però so che molti consiglieri hanno avuto difficoltà per questo motivo. E, ci siamo riusciti. Ho ascoltato un intervento simile a quello dell'anno scorso da parte della Presidente e i consiglieri sono soddisfatti che ci sia stato, diciamo, rispetto all'anno scorso, una precisione contabile e un anticipo, se vogliamo, delle previsioni di bilancio, tale da consentire agli uffici di lavorare non per dodicesimi. Questo è l'unico fattore positivo di questo bilancio, che è una grande presa in giro per i cittadini, una presa in giro per i consiglieri, una presa in giro per i municipi. È una vergogna, una grandissima vergogna. Il patto per la stabilità è una grandissima presa in giro. Come si fa a fare un patto stabilità che è basato su spendere meno, quando invece in base alla previsione si è speso di più? La previsione di spesa per il 2014 era 6,5 miliardi, abbiamo speso 7 miliardi abbiamo speso quest'anno. Abbiamo attinto ancora una volta a piene mani dallo Stato e dalla Regione, dove abbiamo amministrazioni amiche che sono ben disposte ad elargire, per spendere soldi. Ma nel frattempo cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato servizi? No, i servizi sono peggiorati, è uno schifo. I servizi fanno schifo. Facevano schifo l'anno scorso e 2 anni fa e sono forse anche peggiorati adesso. Allora spendiamo di più per chi? Forse ce lo spiega Mafia Capitale per chi spendiamo di più. È accettabile questa situazione? Per i cittadini, per i consiglieri? Accettabile? No. La dobbiamo finire. Sembra che stiamo facendo chissà che cosa. Quale patto di stabilità? È una... cioè, spiegatemi come funziona il patto di stabilità. Con un arzigogolo contabile siamo riusciti a fare un altro mutuo di 330 milioni per spendere altri soldi. Chi ha un attimo di tempo si vada a guardare queste cifre, così si rende conto di quanto viene preso in giro continuamente a tutti i livelli. Alemanno ha fatto un casino, ma Veltroni che aveva fatto? Ancora ci abbiamo i debiti di Veltroni. Allora, come vengono finanziati questi sacrifici? Col sangue dei cittadini, col sangue del personale, che è in agitazione perché gli è stato imposto un nuovo contratto di forza che ha ridotto gli stipendi, che ha creato servizi verso i cittadini che ne usufruiscono, ad esempio nel ramo scuola, ma anche nell'anagrafe o nella polizia locale. Ma a fronte di cosa? Almeno i sacrifici servissero a qualcosa, servono a qualcosa per dare i soldi ai Buzzi e Company. Non bastasse, c'è il discorso che qui stiamo ancora alle previsioni definitive 2014. È finito il 2014. Ci abbiamo l'accertato. Allora, prendiamo una voce a caso. La vendita famosa dei beni immobiliari del Comune di Roma. Previsti 203 milioni, previsione definitiva 216 milioni, accertato 14,7 milioni. Ma che vuol dire? Che ci abbiamo altri 200 milioni che mancano? Ma questo non stiamo a parlare dei bruscolini, eh? Che facciamo? Licenziamo tutto il personale del Comune di Roma per far mangiare qualcuno? Per regalare i soldi per le metropolitane? Svegliamoci, per favore. Queste sono cose importanti, noi nelle commissioni parliamo di cose comunque importanti. Ma qui ci stanno, parliamo di briciole, 18 milioni al municipio, 19 milioni al municipio. Ma chiudiamo i dipartimenti che non servono a niente, i dipartimenti devono stare al servizio dei municipi, del territorio.
Quale decentramento? Abbiamo accettato un decentramento che è un'altra presa in giro. Ci danno le briciole. Noi dobbiamo gestire il territorio con i fondi del comune. Le tasse. L'anno scorso c'è stata una valanga di delibere che ha aumentato il livello di tasse a dismisura. Lo 0,8 solamente per il 2014 mettiamo sull'IMU. Ce lo ritroviamo nel 2015. Benissimo, confermato. Tutte le altre sono state confermate. In più ce ne sono anche qualcuna altra che così, alla chetichella, nessuno ha detto, ma c'è. Gli asili nido aumentano le tariffe circa del 10%. Le tasse amministrative aumentano. Poi quando uno va a fare un bollo o una pratica si accorge che sono aumentate dal 50 al 100%. È sempre lo stesso meccanismo, davanti tu non vedi niente, ma i soldi non te li ritrovi più. Sono dei fantastici, guarda, burloni questi nostri governanti. Peccato che poi c'è gente che ci muore per queste burle di fame. Io non ho parole, a parte quello che ho detto, mi vergogno di essere un consigliere e di essere impossibilitato a fare di più. Perché non so che cosa posso fare per contrastare questo fenomeno. Mi vergogno di tutte le nostre amministrazioni, mi vergogno di amici che non si informano, che non comprendono questo fenomeno. Se noi non entriamo e capiamo che cosa sta succedendo, non ne usciamo più. Ci stanno dissanguando. Allora io, ripetendo una cosa che ho detto a molte persone, che cosa siamo disposti a fare per cambiare questo paese, questo comune, questo municipio? Cosa siamo disposti a fare? Se la risposta è niente, come vedo in giro, non c'è scampo. La risposta la dobbiamo dare noi, cittadini, non noi consiglieri. I cittadini devono svegliarsi. Dateci una mano a cambiare questo paese. Grazie. Grazie consigliere Coia. Su. Consigliere D'Aldaga, prego. Grazie presidente e buongiorno a tutti. Presidente, assessori e colleghi consiglieri. Certo, devo parlare dopo la chiamata alle armi del consigliere Coia, di cui ovviamente condivido nello spirito, diciamo, alcune osservazioni, ma insomma credo che tutta l'analisi sia un po' ingenerosa nei confronti di un cammino che è stato intrapreso da questa amministrazione negli ultimi 2 anni e di cui ci sono dei segnali importanti in controtendenza. Certo, sarei un falso, sarei uno sciocco a dire qui che va tutto bene, che i servizi erogati ai cittadini sono perfetti, che non ci sono problemi né a Roma né sul municipio. Insomma, questa sarebbe una falsità. Ma credo che sia altrettanto falso dire che non ci sono segnali di miglioramento, che non ci sono segnali di discontinuità con il recente ed anche il meno recente passato, e su questo sono d'accordo con chi mi ha preceduto, che non tutti gli errori sono dovuti agli ultimi anni di amministrazione, insomma sono errori che ci portiamo avanti da un po' di tempo. Però, nonostante molte campagne più mediatiche che di fatto, nonostante molte falsità scritte sui giornali, io continuo ad appoggiare il mio sindaco in un'operazione importante che si sta facendo sulla città, un'operazione che l'abbiamo visto sul comportamento in merito ad alcune partecipate, ad alcune società, diciamo, esternalizzate dalla città, ma a controllo comunale. Un esempio su tutti è quello di Acea. Io credo che l'atteggiamento del sindaco nei confronti di Acea al momento dell'insediamento sia stato un comportamento importante, teso a ridare controllo da parte dell'amministrazione rispetto ad alcuni poteri, lo sappiamo, i soliti poteri che hanno controllato per decenni questa città, e invece nel modo di
scegliere il nuovo consiglio di amministrazione, il modo di scegliere il nuovo amministratore delegato, che è una donna stimata a livello internazionale. È solo un esempio per dire di come si è proceduto in controtendenza rispetto ad atteggiamenti che si erano incancreniti in città. Ricordo ancora una volta Malagrotta, che tendiamo troppo spesso a dimenticare. Se abbiamo un problema sui rifiuti, se abbiamo avuto un problema sui rifiuti negli ultimi anni, è perché si è scelto di intervenire drasticamente in risposta ad una mancanza totale di progettualità sulla gestione dei rifiuti. Ci riempiamo tutti la bocca parlando di progetti europei, di bandi europei, che gli uffici devono partecipare ai bandi europei, dobbiamo essere preparati per saper accogliere, saper chiedere e saper spendere i soldi dei progetti europei. Fino a 2 anni fa Roma non poteva neanche fare domanda per i progetti europei, perché avevamo una procedura di infrazione aperta proprio a causa di Malagrotta da 5 anni. Si prorogava, si continuava a prorogare la chiusura di Malagrotta senza minimamente progettare un piano alternativo di gestione dei rifiuti, e adesso stiamo pagando lo scotto di un problema che si sta cercando di risolvere, ma dove si è intervenuto in assoluta controtendenza. Ed anche la prima cosa che dobbiamo dire, oggi è il 28 gennaio, oggi è il 28 gennaio e noi ci troviamo a parlare di un bilancio previsionale dell'anno in corso. Insomma, rispetto agli ultimi anni, io mi sentirei di gridare al miracolo, considerando quello che è stato fatto in 2 anni, perché io ricordo, ci eravamo insediati da 5 mesi e a fine novembre 2013 abbiamo parlato del progetto del bilancio preventivo del 2013. Insomma, ne abbiamo riso tutti qui quando ne abbiamo discusso e parlato, ce lo ricordiamo tutti, è passato poco più di un anno. L'anno scorso abbiamo fatto l'approvazione del bilancio preventivo a fine maggio, quest'anno siamo a fine gennaio. Nessuno può negare e obiettare che si sta andando in una direzione di ripristino di un sistema legale in questa città. E questo è un segno concreto e tangibile, importante, perché lavorare in dodicesimi, lo sappiamo, faceva comodo a molti, ma impediva agli uffici e impediva all'amministrazione di progettare e di lavorare sul bilancio in un modo più serio. Quindi questo, secondo me, è già un segnale importante di riandare in una direzione di legalità e di permettere agli uffici di lavorare in un modo diverso. E quando dico uffici intendo ovviamente anche la parte politica, tutta l'amministrazione. Perché? Perché sappiamo che approvare un bilancio a fine novembre implica che non si possono fare gare. L'ufficio tecnico ci diceva in una commissione negli ultimi giorni che per fare una gara europea bisogna contemplare almeno 7 mesi per l'espletamento di tutte le procedure. Ecco, approvare un bilancio preventivo a ottobre, novembre, primi di dicembre esclude già automaticamente che si possano fare gare del genere. E questo è un altro segno tangibile di come si vada in una direzione di ripristino e rientro all'interno di un sistema di legalità. Arrivando nello specifico del bilancio, a tutti piacerebbe, abbiamo un bilancio di poco più di 19 milioni di euro. Certo, mi sarebbe molto piaciuto oggi poter commentare un bilancio municipale di 40 milioni. Insomma, credo che a nessuno sarebbe dispiaciuta una cosa del genere. Però a fronte della arcinota vicenda del piano di rientro e del tentativo di ripianamento dei conti di questa città, quindi a fronte dei tagli che è stato necessario fare, dei sacrifici che è stato necessario fare, lo ha ricordato la Presidente, si è scelto di andare in controtendenza anche qui rispetto al passato, recente e meno recente. Solitamente, lo sappiamo, insomma, l'amministrazione centrale, i dipartimenti, tendeva a mantenere i propri bilanci, i propri conti, le proprie risorse, e spesso si è preferito chiedere sacrifici alle periferie, chiedere sacrifici al governo decentrato. Quest'anno questa cosa non è stata fatta, e a fronte dei sacrifici chiesti e fatti dal governo centrale, dal Campidoglio e dai dipartimenti, il nostro bilancio municipale è rimasto lo stesso, anzi abbiamo avuto un aumento di circa 350-380 mila euro, che, insomma, ripeto, avrei preferito dire che
avevamo un aumento di 10 milioni, non è così, ma intanto possiamo continuare a garantire tutti i servizi erogati l'anno scorso. Gli aumenti in particolare sono stati sull'assistenza ai bambini diversamente abili a scuola, abbiamo circa più 200.000. La manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, suddivisa in diverse voci a seconda dell'ordine e grado delle scuole, ma anche qui abbiamo un 200.000 euro scarsi. E poi una manutenzione ordinaria degli edifici demaniali, diciamo, di patrimonio pubblico di circa 100.000 euro. Altre voci, abbiamo avuto degli aumenti rispetto ad alcune diminuzioni sullo stesso centro di costo, quindi insomma il centro di costo è rimasto più o meno uguale con una rimodulazione delle spese. Però, ripeto, non siamo qui a, come dire, non abbiamo un atteggiamento trionfalistico in questo senso, perché è un momento difficile per la città, sicuramente è un momento difficile, e soprattutto in questo condivido, diciamo, in parte, se non nel tono, nello spirito, l'intervento del consigliere Coglia, troppi servizi sono ancora carenti da un punto di vista qualitativo, ed è su questi credo che dobbiamo impegnarci tutti insieme. Sono d'accordo, io raccolgo l'invito del consigliere Coglia, raccolgo l'invito di una parte della minoranza, ma sono sicuro che arriverà anche da altre parti della minoranza questo invito, a lavorare e a batterci tutti insieme nei prossimi mesi perché i servizi siano migliorati. Stiamo discutendo del contratto nuovo, il regolamento dell'AMA, e quella è sicuramente una nota dolente per tutti, lo sappiamo, e altre questioni su cui sono d'accordo a lavorare insieme, perché è chiaro che il livello qualitativo dei servizi va sistemato. Mi permetto di dire solo un'ultima cosa sulla rimodulazione proposta dalla Giunta sul piano investimenti, una rimodulazione che abbiamo, che la Presidente e il Direttore ci hanno illustrato in Commissione Bilancio e che abbiamo votato assieme al bilancio con parere favorevole della Commissione, quindi abbiamo accolto questa proposta della Giunta. Una proposta che va in una direzione di poter, come dire, gestire in modo un po' più agevole, pratico, meno blindato questo milione di euro che è stato dato a tutti i municipi e che abbiamo, come ha detto anche la Presidente, va a ripartire il nostro territorio in tre. E insomma, io credo che anche questa sia una misura ragionevole. Intanto credo che dovremo evitare, ancora in molte situazioni ci troviamo a ragionare con ex nono ed ex decimo, e l'ho ripetuto, l'ho detto anche recentemente, e questo sicuramente non aiuta nessuno, non aiuta gli uffici, non aiuta l'attività delle commissioni. L'abbiamo visto, spesso convochiamo gli uffici e c'è l'ex decimo, manca l'ex nono, non abbiamo i dati di tutti. Quindi dobbiamo sicuramente cercare di ragionare anche con i bandi, con le proposte che facciamo, su un territorio unico necessariamente, e una divisione più ragionevole di questo territorio unico, che è molto vasto, lo sappiamo, e che è popolosissimo, deve ovviamente tener conto anche delle proporzioni dei due ex territori. Io qualche dato che può aiutarci forse a capire anche la ratio di alcuni provvedimenti: se confrontiamo popolazione, chilometri quadrati e superficie di strade dei due ex municipi, insomma i dati sono importanti. Se la popolazione, l'ex nono a fine 2012 aveva circa 125.000 residenti iscritti in anagrafe, l'ex decimo 185.000. L'estensione dei due municipi, insomma, c'è una sproporzione enorme. Se pensiamo che l'ex nono si estende su circa 8 km quadrati, l'ex decimo su circa 36 km quadrati, è circa 5 volte l'estensione dell'ex decimo rispetto a quello dell'ex nono. I metri quadri di strade, l'ex nono 1.400.000, l'ex decimo 2 milioni. Cosa voglio dire con questo? Che se continuiamo a ragionare, continuiamo a pensare che ragionare su un territorio unico, sul nuovo ex settimo, significa togliere all'ex nono e dare all'ex decimo, credo che si faccia un discorso molto ingiusto e irragionevole rispetto invece alle proporzioni, appunto, ai dati che ho appena citato e che dovrebbero portarci a ragionare su un nuovo settimo municipio che è fatto di una parte, diciamo, storica consolidata e una parte
che è in uno sviluppo molto più rapido sia di metri cubi di costruzioni che di residenti che si trasferiscono. Grazie. Grazie consigliere Attarca. Altri interventi? Consigliere Lancia, prego. Anch'io credo che la giunta comunale abbia fatto un grande sforzo, purtroppo sono una di quelle cretine che non è riuscita ad aprire il bilancio, quindi non posso intervenire nel merito perché non ci sono riuscita, che volete fare? In altri tempi si faceva pervenire per tempo e magari anche in cartaceo oppure sul dischetto, ma così è stato. Quindi non entro nel merito del bilancio comunale. Entro nel merito del fatto che forse avremmo anche voluto vedere il previsionale del municipio prima che fosse mandato al comune, anche se so che è rimasto uguale all'anno scorso, ma tanto per correttezza uno magari lo vede anche prima. Per quanto riguarda il comune, io credo che la giunta Marino abbia fatto un grande sforzo e il fatto che siano uscite anche fuori tante cose di Mafia Capitale sia dovuto proprio alla di questo sindaco e di questa giunta. Ci sono stati assessori, soprattutto l'assessore all'ambiente, l'assessore al commercio, che hanno avuto un grande coraggio perché si sono mosse proprio nell'ambito di vari tipi di mafie e noi non possiamo pensare che i cittadini siano innocenti in questo, perché se queste mafie si sono innestate in una situazione di corruzione generale di cui i cittadini sono comunque parte integrante, perché sono i primi a chiedere questo tipo di corruzione, sia nell'ambiente con la chiusura di Malagrotta, con adesso la bozza di delibera per il decentramento del verde, con le nuove regole per le affissioni pubbliche, eccetera, c'è stato un grande sforzo di rimettere alcune regole in settori dove regole non ce ne stavano più. È lenta la situazione, è difficile. Non tutte le cose sono venute fuori dalla Procura della Repubblica, io penso che nel prossimo futuro ne vedremo delle altre, però uno sforzo è stato grande e se non altro avremo un bilancio previsionale. Per quanto riguarda invece la delibera di giunta, io devo dire che venendo dall'ex nono non posso dire che questa divisione un terzo, un terzo, un terzo vada a rispecchiare la proporzione, perché è vero che l'ex nono è più piccolo, però è città consolidata, due territori sono stati uniti dalla stupidità di alcuni consiglieri comunali che hanno votato questo accorpamento che non aveva nessun senso fatto in questo modo. Abbiamo due territori totalmente diversi dal punto di vista urbanistico e anche dal punto di vista sociale. L'ex nono è più piccolo ma soffre di una serie di problemi. Intanto è tutto un territorio più vecchio, le strade sono massacrate dai cantieri della metro C e dei PUP che sono stati riversati in grande quantità su un piccolo territorio, le scuole dell'ex nono sono state abbastanza abbandonate, a Garducci ci sono 80 alunni per un solo bagno che funziona, per cui questa divisione per me non ha senso, cioè ridividere in tre un territorio e aumentare nel terzo che riguarda l'ex nono il territorio facendolo arrivare fino alla salita del Quadraro significa diminuire in modo grave le risorse che verranno spese sull'ex nono. Non credo che questa giunta rappresenti la popolazione dell'ex nono o che in questi due anni li abbia rappresentati, per cui personalmente ritengo questa delibera, che questa delibera vada nella stessa direzione in cui siamo andati in questi due anni, una direzione sbagliata. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lancia. Altri interventi? Consigliere Cugliotta, prego. Per favore. Presidente, chiedo 5 per favore, prego consigliere Cugliotta. Volevo chiedere 5 minuti di sospensione. No, no, scusi. Il Partito Democratico chiede per 5 minuti di sospensione. Va bene. No, bisogna fare un evento. No. Per favore. Vabbè. Allora, capogruppo Cugliotto del PD mi ha chiesto 5 minuti di sospensione del consiglio, ma adesso o alla fine della discussione generale? Eh? Adesso? Adesso? Allora, penso di poter... Ci vediamo anche noi, Presidente, ci siamo
per favore. Per favore. Allora, per favore. Mi va meglio sospendere alla fine della discussione? Allora, facciamo la discussione generale e poi sospendiamo il consiglio. Allora, scusate, allora, prego, altri interventi? Sempre discussione generale sulla proposta. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io chiudo qui la discussione generale. Allora, consigliere Ciancio, prego. Presidente, assessori, consiglieri, io provo, come dire, grande soddisfazione per questa inversione di lavori da parte della Giunta Comunale. Noi ci siamo ritrovati in questi anni ad avere dei bilanci tardivi. Questa inversione io la condivido lo spirito in cui si è lavorato. Ho vissuto con attenzione il momento in cui alcune partecipate importanti hanno creato dei problemi, ma i problemi esistono in relazione alla rendicontazione che non hanno presentato, per cui la situazione è grave per quanto riguarda le risorse economiche. Però l'inversione è grande, finalmente come qualsiasi condominio d'Italia possiamo avere un bilancio al tempo giusto, quindi ne condivido pienamente il lavoro che è stato fatto in Campidoglio. Per essere puntuali e precisi, io ritengo e ho presentato a tal proposito un emendamento in merito alla delibera allegata all'approvazione del bilancio, in cui si vuole fare una divisione di un'intenzione capitolina che destina a ogni municipio di Roma, municipio ma noi siamo due, 1 milione di euro. E intanto quindi noi, come tutti gli altri municipi, pur essendo il doppio per popolazione, per estensione, pur avendo due strade più lunghe d'Europa, abbiamo 1 milione invece che 2, e quindi siamo sottostimati rispetto a quello che realmente serve. Da un giro che ho fatto in alcune strade, le voragini ci stanno dappertutto, i pericoli ci stanno dappertutto, sia nell'ex nono, nell'ex decimo, e se dovessimo fare una ripartizione, un terzo, un terzo e un terzo, potrebbero arrivare, dico, neppure per fare una strada, sia nell'ex nono, sia nell'ex decimo, come si chiamano, poi non capisco tre. Oggi diciamo due, domani dovremmo dire tre, e che dividiamo ancora di più. Vogliamo superare questo aspetto, si deve superare, col tempo diventerà un unico municipio, ma allo stato dell'arte non mi sembra che questa situazione sia stata rispettata. Non più tardi di qualche annetto fa sono stati spostati delle risorse economiche da scuole per le strade. C'erano delle entrate sicure, certe, dalle sanzioni urbanistiche, ahimè, l'assessore competente ha deciso di spostarle per le strade, quindi c'era un'urgenza per le strade. Oggi invece, con questa proposta di giunta, noi ci ritroviamo a dover dividere in due parti il capitolo IMC, che è il capitolo che riguarda manutenzione delle strade. Esclusiva, quel 1 milione di euro è arrivato per la manutenzione esclusiva delle strade. Queste sono le intenzioni del Campidoglio. Ora, se nel nostro municipio ci troviamo in una condizione deficitaria per quanto riguarda il DP o gli edifici del patrimonio o delle scuole, io sono d'accordo, per carità, ma non è chiaro come si possa fare questa scelta. Così all'improvviso il 23 arriva questa scelta in cui il 1 milione di euro viene trasferito in 500 più 500, due capitoli, in cui tra parentesi i 500 che dovranno essere divisi per la manutenzione stradale diventano veramente esigui. Allora, se l'assessore competente, gli uffici tecnici avessero dato delle indicazioni puntuali rispetto a questa necessità di variazione del bilancio, e ne voglio dire, per carità, anzi, quando l'ha prospettato la Presidente, sono il Presidente della Commissione Scuola,
Pensate un po' se non servono, si può rifiutare qualche lira che vada in direzione della scuola. Ma l'abbiamo fatto precedentemente. Erano 250.000 euro trasferiti per i marciapiedi nell'extra gra e per la pista ciclabile. Oggi noi chiediamo con questa delibera di spostare su un intervento, perché ci sono delle situazioni gravi, ma l'abbiamo vista la situazione di in generale tutti gli edifici pubblici hanno delle situazioni di carenza di spesa. Quindi sarei tentato a chiedere di raddoppiare questo milione di euro per darne un milione di euro al patrimonio e mantenere perlomeno il milione per le strade, perché poi via della Caffarelletta è disastrata, Presidente. Io sono passato, ho guardato, c'è un elenco degli uffici che ci sono le voragini, lei forse abita pure lì, cioè io posso fare un elenco di tutte le strade, anche Castregra, in cui con le risorse che ci danno non bastano neppure per fare una leccatina di bitume. Quindi io dico questo, se noi vogliamo invertire questo processo, e l'assessore ne è testimone perché le mattine di domenica le passa a visionare i lavori ben fatti sul territorio, su tutto il territorio, noi dobbiamo invertire nella inversione di questo modello di lavori che ripristina mettendo 3 centimetri, non arrivando allo strato giusto per lasciare 20 centimetri di dislivello tra marciapiede e strada. Quindi preferirei che questi milioni di euro venisse speso esclusivamente per le strade e iniziare con un modello nuovo, modello che ripristina le livellette originarie delle strade, mettendo i 4 centimetri che sono dovuti di tappetino o di banderone. A tal proposito, quindi, sostenendo il bilancio così come è arrivato, con tutte gli accorgimenti che la Giunta ha proposto, su questa delibera presentata come dire in modo urgente, perché senza fare dietrologie imbarazzanti, sicuramente i problemi ci stanno per gli edifici del patrimonio, ma ritengo che si debbano spendere per la manutenzione delle strade, come del resto la Giunta Capitolina ha avvallato. Questo è quanto, grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Allora, scusate, bello. Allora, non ho. Allora, consigliere Giuliano, prego. Consigliere Giuliano, ai sensi dell'articolo, comma 4, articolo 78, ho chiesto di poter parlare per mezz'ora. Prego. Grazie Presidente, mi ero un attimo distratto e pensavo che ci potesse essere dopo l'intervento, ma chiudendo la discussione generale ho fatto sì che questo venisse a conoscenza. Ora c'è una mossa tecnica, infatti sta uscendo aria fredda per cercare di farmi congelare le idee, ma questo non succederà, io ce l'ho ben chiare, questo è un attacco personale alla politica, al Consiglio, e io invece mi sono predisposto con sciarpetta e giacca pesante. Perfetto, le manca il cappello, però ce l'ho e l'ho lasciato in macchina, se mi permette lo vado a prendere. Bene, dico, ma noi sì, qui da questa parte, questo è il Consiglio surreale, permettetemi, insomma, cari colleghi consiglieri, Giunta, Presidente, perché poi alla fine, insomma, ieri c'è stata una certa calma, una quiete, e poi dopo dovrebbe venire fuori la tempesta, ma vedo che la tempesta non se ne parla. Forse giustamente sono stati un po' tutti toccati i colleghi e tutti, insomma, prendo il tempo 10:30 così dopo, c'ho la mezz'oretta, e tutti ben informati e non si muove nessuno, e effettivamente non è che c'è tanto stimolo ad intervenire in un consiglio sul bilancio di questo municipio quando effettivamente, insomma, la parte politica di questo municipio, cioè tutta, quindi a prescindere, avrò anche da dire, insomma, sulla Presidente e sulla Giunta, ma la parte politica tutta ha un valore molto basso rispetto al sistema di Roma Capitale. Quindi è vero che si cercano di fare degli sforzi, si fanno ovviamente delle forzature, però poi noi contiamo
come il due de coppe quando regna spade, insomma, per farci capire in modo esplicito. Però poi dice, vabbè, ma che facciamo? Non siamo con le mani in mano, cerchiamo di dare il nostro contributo, e quindi qualcuno animato da questa situazione cerca di mettere in piedi qualcosa di intelligente. E allora che succede? Che poi quindi dice, ma l'intervento lo facciamo uguale, ma forse è relativo, non dà soddisfazione intervenire oggi per poter far capire a chi ci segue, oppure abbiamo i mezzi di far arrivare a chi ci segue, ai cittadini, che abbiamo fatto degli interventi, insomma, che possono avere un senso. Però poi mi sono fatto un'analisi e dico, beh, ma che come parte di opposizione che possa essere preso in giro dalla maggioranza, diciamo, in cui nel modo carino del termine, dal punto di vista politico, è nella normalità, ma che mi prendo in giro da solo mi sembra un po' troppo, per cui la necessità di intervenire è stata dirompente. E allora c'è tanto da parlare, io non mi soffermerei sui numeri, perché anche di quei numeri sono usciti pochi, insomma, la Presidente adesso ha fatto una relazione mettendo in evidenza macro voci. Questo municipio perché non conta? Perché comunque è vero che la politica e la parte istituzionale in questo periodo soffre di grandi difficoltà, però pure noi nel nostro ruolo ci mettiamo del nostro, cioè anche noi non facciamo rispettare qual è il nostro ruolo. Allora, che in consiglio comunale per votare un consiglio ci metteranno 2 mesi, saranno dotati di carte, penna e calamaio, ok, qualunque cosa chiedono avranno a disposizione tutto, noi in una decina di giorni con delibere girate tramite internet non riusciamo a avere la copia, dobbiamo andare in ufficio consiglio a documentarci, insomma non c'è stato quel meccanismo forte di volontà di poter entrare e di poter dare a tutti la possibilità di dare il proprio contributo. Questo lo vedo limitativo da questo punto di vista, e io che sono 8 anni che sto in questo municipio, mi sembra che quest'anno, insomma, abbiamo toccato un po' il fondo da questo punto di diciamo del meccanismo e del metodo, perché comunque se dobbiamo con 2 mezzi consigli e con una settimana di 10 giorni affrontare una questione di questo tipo, mi sembra totalmente riduttiva, ma comunque ormai non contiamo nulla, ripeto, a meno che poi si sentirà parlare di forse l'unica cosa che c'ha senso proporre e che è il decentramento. Io penso che questo possa essere l'unico argomento su cui soffermarci, su cui farci una battaglia politica, penso anche da parte di tutte le componenti politica di questo consiglio, di questo municipio. Però poi ovviamente ho sentito alcune cose e vorrei spaziare e utilizzare questi 25 minuti che sono rimasti per cercare di toccare un po' tutti gli argomenti, perché utilizzo questo momento per poter dire la mia, insomma, per dare un senso anche dal punto di vista personale a delle idee che girano. Beh, nessuno parla ovviamente della situazione che stiamo affrontando su questo territorio, nessuno ricorda il periodo passato, arriviamo a questo bilancio senza che nulla fosse accaduto su questo municipio. Ma io rimango costernato, il fatto che non si sia fatta perlomeno un excursus di quello che sono stati i momenti salienti, delle difficoltà, sembra che siamo in grazia, che siamo in pace, che comunque le cose funzionano. Invece sarebbe intelligente mettere in evidenza quello che non ha funzionato per poi eventualmente, se si ha la volontà, di fare uno scatto, perché non ci dobbiamo ricordare che abbiamo passato 4-5 mesi in questo consiglio a sentir parlare, no, di sfiducia a chi poi? Beh, certo, alla Presidente, alla sua giunta, ma derivante da che cosa? Derivante di un meccanismo politico che non ha trovato all'interno di esso, non ha trovato una convergenza, quindi o non c'era un filo conduttore, o non c'era un massimo comune denominatore, oppure c'erano situazioni personalizzate, parzializzate, che poi non hanno avuto forza di andare avanti, perché se io fossi stato al posto del partito della sinistra di maggioranza, bene, avrei fatta una situazione politica dirompente fino alla fine, perché se io dico delle cose giuste non faccio un passo indietro, probabilmente erano delle cose buttate lì per dar fastidio. Bene, poi ovvio che
la presidente Fantino non è che si mette lì a mettersi paura al primo starnuto o al prima linea di febbre, è ovvio, la conoscete, proviene già da una situazione politica, da un'esperienza politica, e quindi non è facilmente penetrabile con questi primi indizi ovviamente di poca di inizio, diciamo, di febbre o di situazione strana dal punto di vista, diciamo, fisico-politico. Ci vuole ben altro, però poi abbiamo detto, beh, però facciamo una cosa, la mettiamo la Presidente nella condizione di rifare la giunta. Ah beh, bella mossa questa, non mi sembra che sia stato cambiato tutto, anzi ne manca uno di assessore che non vedo da un po' di tempo, dovrebbe aver comunque già fatto le sue funzioni, quindi gli facciamo gli auguri, non, diciamo di madre, c'è la collega che mi dice che funzioni non va bene, mi è venuta questa, ma non era dispregiativa per l'amor di Dio, però poi comunque manca un pezzo, va bene, però quando uno parla di giunta parla nel suo meccanismo corale, non è che la giunta è fatta di due componenti, presidente e un assessore, la giunta è fatta da un presidente e sei assessori, quindi quando si vuole dire qualcosa alla giunta va detta nella sua complessività, poi non è compito mio se l'assessore Loris Antonelli, Silvia, Morgia, De Simone facciano il proprio lavoro bene o male, è un problema vostro, avete questa competenza, la dovete portare avanti. Noi possiamo dire, io posso dire da parte, diciamo, di qua dell'aula, da parte opposizione, se le cose funzionano o meno. Non metto il dito in casa d'altri, però devo dire quello che non va, e se devo fare un ragionamento politico lo faccio fino alla fine, non è che mi fermo, ma comunque siamo arrivati che dall'altra parte i miei colleghi dell'azionista di maggioranza sta tranquillo, dice solo sì, potevamo fare un pochino meglio, potevamo scriverlo l'emendamento con una calligrafia più carina, invece che usare la colorazione blu, quella nera, però questo è. E noi abbiamo fatto passare 6 mesi dove non si è potuto lavorare, o perlomeno la giunta avrà lavorato l'uguale, ma noi non abbiamo potuto dare il nostro contributo in funzione di queste, no? Di questi vezzi politici. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Parliamo di un meccanismo romano. Tutto va bene, io mi aspettavo che i miei colleghi dell'azionista di maggioranza facessero oggi un'azione, c'è ancora tempo, quindi, però un'azione più precisa, si lamentassero di certe cose e criticassero questo bilancio. Perché criticare il bilancio non significa criticare i numeri. Criticare il bilancio significa criticare un'idea politica, cioè criticare il fatto che i municipi non sono stati presi in considerazione, criticare il fatto che oggi Roma è sottoposta ad una comunque una situazione particolare dove innanzitutto i dipendenti comunali, 24.000 persone, sono incassate nere. Questo significa criticare durante il bilancio un'azione politica. Criticare che la polizia locale sta altrettanto imbestialita, cosa che non è mai successa in tanti anni di gestione del Comune di Roma. Scioperi generali, mai. Cioè non considerare che i dipendenti, quindi diretti e indiretti, perché poi c'è anche un'altra parentesi di dipendenti dell'amministrazione comunale, di società indirette come Risorse per Roma, come la Multiservizi, come la Tecnosud, di gente che è stata licenziata, ma sono società controllate dal Comune di Roma. E quindi questo è un problema che non viene messo in evidenza dal punto di vista politico. I numeri sono fini a se stessi, sono freddi, ma fare un intervento politico perlomeno dà sensazione di calore, di concretezza, di tirare fuori dall'anima qualcosa che uno crede, cioè andare contro chi comunque lavora tutti i giorni per mantenere in piedi questa struttura. Una cosa impensabile. Eppure nessuno dice una parola. Il contratto d'accessorio dei dipendenti pubblici, un contratto che è stato firmato e che è entrato in funzione il 1 gennaio 2015, firmato dal vice sindaco Nieri, che comunque ha detto che è tutto a posto, e sulle buste paga si trovano le 150-200 euro in meno.
normale, sì, però a febbraio ritorniamo tutto a posto, quindi aspetteremo che sarà tutto così. Ma lo dico non perché mi interessa Chenieri, Marino, mi interessa il fatto che questo comune di Roma, questa politica ha toccato degli bassi, cioè non ha coperto il proprio ruolo, cioè quello di difendere i propri dipendenti, e quando tu non riesci a difendere i propri dipendenti, come cavolo fai a difendere l'altro? Quando non stai bene con te stesso, come fai a stare bene con gli altri? Poi ovviamente abbiamo avuto delle situazioni, come si dice, di delibere propedeutiche collegate, che messe così sembrano la soluzione di tutti i mali, no? Si, votiamo questa roba e finisce tutto. Dal punto di vista del soggiorno, che vogliamo dire? Cioè, sembra che pensiamo togliere ai ricchi per dare ai poveri, ma poi alla fine, secondo me, qualunque sistema andiamo a toccare creiamo problemi. L'abbiamo visto appunto con i dipendenti del Comune di Roma, con la polizia locale, lo vedremo anche col settore alberghiero. Andiamo a toccare un meccanismo, poi non è che andiamo a toccare qualcosa che non produce. L'unica situazione è il turismo, che dovremmo incentivare al 5.000 per 1.000, andiamo a mettere la tacchetta perché, capito, poi comunque abbiamo delle risorse in più per poter fare che cosa, ma poi ce lo dicono a noi quello che ci fanno dal centro? Cioè non abbiamo il coraggio comunque di mettere in evidenza qualcosa che da qui parte e dice non mi sta bene, però ci siamo tutti a linea dei coperti. Ma in una situazione di questo tipo io penso che sia intelligente, cioè se lo facciamo ora, dopo tutto quello che è successo, dopo tutto che esistono i partiti dei Rom, che esiste il partito dell'occupazione, cioè che esiste qualcosa che su questi strumenti ci suppa il biscotto, non c'entri niente, suppa il biscotto, quindi come facciamo a non dire oggi qualcosa che ci mette al riparo? Io avevo detto in un consiglio di qualche seduta fa, avevo detto quando era uscito il discorso della capitale, presidente Fantino, dica che noi facciamo un atto, che noi siamo disponibili a qualunque verifica e controllo degli atti che vanno dal 2008 fino ad oggi. Perché l'ho detto? Perché perlomeno possiamo dire qualcosa anche noi, se no subiamo passivamente tutto un meccanismo che ci torna senza aver detto nulla, e poi ci lamentiamo che la gente dice i politici, la classe politica è tutta uguale. Beh, però porca miseria, cioè abbiamo uno strumento, utilizziamo e non lo utilizziamo, possiamo dire una cosa e non la diciamo. E quindi ad asse soggiorno sulla Tari stendiamo un velo pietoso. Di che cosa vogliamo parlare? Che l'AMA è un'azienda a sé, cioè che non ascolta nessuno, come la CEA, abbiamo passato nelle consigli precedenti il problema di illuminazione, non sentono nessuno. Per cui anche lì abbiamo difficoltà, però abbiamo messo qualcosa che possa essere, noi approviamo la Tari, approviamo il metodo della tassazione e poi dopo l'amministrazione comunale va a parlare di contratto dell'AMA, dopo, cioè non sappiamo quello che sarà il contratto, le condizioni, e dopo andiamo a fare, parliamo dell'AMA, prima diciamo ok, va bene, aumentiamo, facciamo quello che dobbiamo dire e poi andiamo a dire quello che deve fare. Questo non è cambiato, abbiamo solo anticipato, cara collega Ciancio, lei che è uno di quelli più critici che rispetto, così è un modo di intervenire successivamente se gli serve, di dire appunto no, non andiamo a toccare questi metodi, però abbiamo anticipato il bilancio da novembre a marzo, aprile, ma questa è già una conquista, capito? Però abbiamo risparmiato 50-60 milioni sui dipendenti, che ce frega, abbiamo i soldi per fare le strade, che poi è singolare questa cosa. Masini, capito, bravo Cristiano, in un anno e mezzo si sarà sperticati i meningi per trovare i soldi, non c'erano, arriva Pucci e dice ecco i soldi per fare la grande viabilità, non nelle strade quelle secondarie, la grande viabilità, perché poi qualcuno, io ho sentito, ma solo una strada nel nostro municipio, ok?
No, non sto parlando del milione di euro, Giovanotto, sto parlando dei soldi messi a disposizione, che è il 5% dell'investimento sulle strade romane, che non è il milione che ti danno, eh? Quindi spende il dipartimento i soldi. Per cui, comunque sia, no? Allora, però Pucci l'ha trovati, ben venga. Mo bisogna vedere dove ha preso. Pucci. È un nome un po' milanese, Pucci deriva da lì. E comunque sia, dove l'ha trovati non ci interessa, si farà questa cosa. Bene, meglio tardi che mai. Per quanto riguarda pure il problema della serie di rifiuti, è stato tolto, cioè è stato modificato il modello ISE a livello nazionale, per l'amor di Dio, non è problema del Comune di Roma, no, il Comune di Roma non dice nulla. Cioè avevamo fatto un consiente famiglia, va bene? Consiente di Roma, è stato tolto, cioè non può essere più applicato. Quindi chi ha 3-4 figli perderà questo, però perché da livello nazionale, qui sembra che la politica che sta arrivando dal nazionale a Roma e che dobbiamo subire, e nessuno di voi dice nulla, è quella che c'è comunque, bisogna risparmiare, e i soldi vanno tolti dove ci sono i grandi numeri, perché poi si continuano a fare i contratti ai dirigenti, ai consulenti, e lo sapete benissimo nel Comune di Roma. Si continua a dare 215.000 euro a Bartoli per risorse di Roma, perché diventa presidente e amministratore delegato. E poi togliamo i 200 euro ai dipendenti. Dice, ma che c'entra col bilancio? Porca miseria, come che c'entra col bilancio? C'entra tutto. Nel bilancio c'è tutto. C'è la politica generale di Roma. Ora, prendersela con Marino come se voi la prendevate con Alemanno, che tutto quello che pensava, anche quando pensava era sbagliato, è facile. Però noi qui siamo chiamati non a dare semplici slogan, noi qui siamo chiamati a dare un piccolo contributo. Ora, ci sono appunto, cioè nessuno parla nel bilancio di Roma, nessuno parla di tutte quelle società cooperative collegate che hanno licenziato 50 multiservizi, non riesce a trovare soluzione, 78 risorse avevano messe in come si dice, il termine, in cassa integrazione, Tecnosud. E quindi ci sono appunto 15.000 dipendenti, quindi hanno subito questa riduzione, non si prenderanno più alcune voci di straordinario, però poi noi siamo qui tranquilli a dirci che però abbiamo spostato il bilancio da novembre a marzo. Siamo tutti contenti? Io non ne sono contento, ne sono preoccupato perché comunque, ripeto, se non portiamo avanti, e quindi cose fondamentali che dico alla Presidente, il decentramento, lei ne ha fatto una bandiera, Presidente, so che c'è qualcosa poi di collegato, perché per fare questo ragionamento vi siete dovuti riunire 15 presidenti di municipio, cioè capito come siamo messi? Quanto conta il ruolo di un municipio? Zero, perché se non vi mettete insieme 15 presidenti, non si sa neanche se vi danno considerazione lì. Come si può votare un bilancio così? Non si è mai fatto. Qui si votano i bilanci in base ai diktat che arrivano dal centro. Però deve cambiare questo meccanismo. Abbiamo gli elementi per quello cambiare. Io non posso votare un bilancio dove non si prendono in considerazione le occupazioni, dove non si stabiliscono, dove non si mettono in bilancio, si trovano delle economicità per poter difendere l'occupazione del Comune di Roma, perché qui poi dove siamo, non possiamo intervenire su altri comuni, parliamo di Roma. E poi, per tornare un po' alla parte nostra, insomma, cara Presidente, la parte urbanistica non va dimenticata. Questo è un territorio, io gliel'ho sempre detto, il nono è un salotto, il decimo contiene, ex decimo contiene roba pesante, cubature pesanti, quindi il metro di valutazione è diverso.
mi sembra che lei se ne sia fatta una ragione, che sia entrato nel meccanismo, però non bisogna stare sul pezzo, lei c'ha la delega all'urbanistica, bisogna stare sul pezzo e bisogna seguire fortemente questa situazione, i print, i piani di zona, la centralità, quello che è, perché da lì arriveranno forti risorse, se arriveranno, perché io dubito pure che su un print di Ciampino abbiano il coraggio i proponenti di dar fuori tutti quei soldi, perché non vi è il dubbio che siano sostenibili, però sulla carta noi mettiamo 50 milioni, 70 milioni, tanto che ci cambia, perlomeno non facciamo la figura di quelli che non hanno capito o non si accorgono, non si sono accorti che questo sistema con certi numeri non funziona. Cara Presidente, i consorsi, volevo parlare pure di questi consorsi, io mi auguro che siano su questo territorio, sono gridano vendetta, strumenti che comunque non sono utili, non sono utili al meccanismo istituzionale nostro e del comune, perché poi è una cosa mista fra comune, dipartimenti e noi, ma lì ce la mette mano, anche perché questo municipio riferito al bilancio è il più grande di Roma. E allora, cara Presidente, noi avevamo fatto insomma delle piccole azioni, c'è una grande notizia che volevo dare per quanto riguarda il piano regolatore delle antenne che votammo qui, insomma non so dove, com'è arrivata, dove sta, come, a che punto è questa risoluzione che abbiamo diciamo proposto come primo municipio su Roma, immagino, su proposta anche quindi dei Fratelli d'Italia, ci mancherebbe, abbiamo sollecitato anche noi. Però c'è la bella notizia che effettivamente l'antenna di Francesco Gentile, storica situazione rimasta in piedi, ha avuto un'azione positiva perché al Consiglio di Stato ha dato ragione ai cittadini. Ok? Quindi significa che quando le cose ci si chiede fino alla fine e si fa un percorso, si può essere che ci sia, che sia la soddisfazione di aver ragione. Nonostante la cosa strana, ha dato torto, quindi così è stato, all'azienda di telecomunicazioni, ha dato torto al Comune di Roma, che non si capisce perché si è costituita poi parte vicino alle aziende diciamo telecomunicazioni, quindi contro i cittadini. Ma comunque grande soddisfazione, lo dico a tutti i colleghi, perché comunque è un punto saldo che servirà nel proseguo della nostra consigliatura o delle problematiche che arriveranno. E è certo che comunque sia, noi dobbiamo, questo è un municipio grande e quindi ha bisogno, no? Abbiamo detto appunto sull'AMA, gli è stato detto anche a lei e non sappiamo, cioè bisogna anticipare, noi dobbiamo spingere, questo è un municipio che ha bisogno di doppie risorse, no di singole risorse come gli altri municipi. L'AMA, dobbiamo entrare prima possibile nel meccanismo della differenziata, nel porta a porta, in quello che sarà. Siamo ormai circondati. Tutti applicano, solo noi. C'è gente che prende l'immondizia da casa, varca e ce la butta lì, per non farla a casa sua differenziata. Cioè, quindi dobbiamo decidere, dobbiamo spingere. Non serve solo fare una lettera, cara Presidente, so che lei si è incontrata, non ha fatto sua lettera, però lo dico in forma, insomma, così, diciamo, di spinta, di polemica simpatica. Bisogna fare un consiglio qui, bisogna chiamare l'AMA e farla venire qui. Cioè, la facciamo rivenire, Presidente, facciamo un consiglio come Cristo comanda, dopo che abbiamo verificato il contratto di servizi, perché mo arriverà il contratto di servizi. Cioè, cerchiamo di capire se Roma ha intenzione, questo municipio, di inserirlo prima o aspettare il 2015, 16, 17, 18 o la prossima consigliatura per sapere quello che ne sarà di questo municipio, perché comunque la ciclicità di come la immondizia si ferma e si accumula è cronica. Ci sono dei giorni, capito, che aumenta, poi dopo ripassano e andiamo a togliere sempre l'emergenza. Sì. Abbiamo, sì, prendo un attimo di pausa, c'ho il tempo, no, mi è rimasto. Mica devo andare per forza, c'ho 4 minuti. Prendo anche pausa, direttore, posso, no? Grazie. Beh, voglio dire, io penso che sono queste le occasioni in cui poter dire qualcosa di diverso, no? Che non rimanere negli schemi. Penso che sono queste le occasioni in cui uno debba tirare fuori quello che ha dentro.
penso che siano queste le occasioni per poter comunque dare il proprio contributo e dire quello in cui si crede. Perché se la politica non è questo, che cos'è? Se la politica non riprende il proprio ruolo, cari colleghi, cara giunta, cara presidente, lo sappiamo, io non vorrei usare parole già dette, banali, frasi fatte. Mi sento in questo momento di avere questo tipo di atteggiamento, mi sento di essere critico, fortemente critico, però mi sento anche di poter dare il mio contributo. Quando dico mio, non perché sia solo mio, ma mio nel senso dal punto di vista di essere rappresentante istituzionale. Perché sta cambiando tutto, ringraziando Dio, sta cambiando il mondo, il modo di fare politica, stanno cambiando le organizzazioni politiche, i partiti cominciano ad avere delle difficoltà, perché giustamente se quel poco che possiamo fare quando ci tocca non lo facciamo, ok, non possiamo lamentarci e prendercela con gli altri che ci dicono che siamo, capito, un sistema che non funziona. Allora bisogna essere coscienti, bisogna battere i pugni e bisogna fare un lavoro insieme per poter arrivare a certi risultati. Poi chiudo dicendo, presidente, la partecipazione è giusta, per l'amor di Dio, qui si partecipa sempre, no? C'è voglia di partecipazione a go-go, no? Però è vero pure che comunque c'è un meccanismo che deve essere utilizzato, ci sono dei consiglieri, c'è sta un consiglio, ci stanno le commissioni, noi dobbiamo sentire quello che arriva, ma noi dobbiamo utilizzare lo strumento per cui siamo stati chiamati, perché non è che noi dobbiamo, se no che stiamo a fare qui? Quindi la partecipazione ha il suo ruolo, suggerisce, dà contributi, e poi noi abbiamo il compito di verificare se effettivamente queste cose che vengono dette sono quelle che servono, sono quelle che entrano nel meccanismo, che cioè fanno parte di un quadro, va bene? Noi dobbiamo essere quelli, siamo stati votati per questi, se no la prossima volta non ci votano, metteranno altri faranno quello che devono fare. Però non perdiamo di vista questo. Io finisco qui perché poi c'è un'altra mezz'ora, vero presidente, sulle altre cose. No, non ce l'ho, pensavo che dicesse di sì, vabbè, e poi integrerò sulle altre cose. Quindi un bilancio che non merita di essere votato, ma non perché qualcuno ce lo dice dall'alto, perché non tiene conto di una crisi generale, non tiene conto di alcuni equilibri, non tiene conto di alcune figure e voci, non tiene conto di un mondo che è altamente arrabbiato, di cui, no, è parte integrante del bilancio del Comune di Roma, i dipendenti e il personale. Grazie. Intervento consigliere Matronola. Se poi non c'ho più intervento, chiudo la discussione generale. Ringrazio il consigliere Giuliano che ha toccato tutti i temi. E devo dire, per quanto concerne, prima che mi dimentico, l'AMA, signor Presidente, so che lo stesso qui, l'AMA ha chiesto un intervento da diverso tempo, un incontro con lei, però lei a tutt'oggi credo che non abbia fatto nulla sulla problematica dell'AMA. Sì, sì, un incontro con lei, sì. E io dico io, dopo vi faccio delle carte. Va bene, glielo metto per iscritto, Presidente. Prego, consigliere Matronola. Però dopo, quando mette le cose per iscritto, dopo lei deve leggere. Consigliere Matronola, prego, faccio. Perché dopo succede, come è successo col Puppe di Giulia Agricola, signor Presidente. Scusate. Puppe di Giulia Agricola, non mi faccia dopo, perché se mi mette il dito nella pieghetta, poi io mi agito, anche se sto male, mi agito e le posso dire, col Puppe di Giulia Agricola, lei ha dichiarato in una trasmissione della presente il consigliere Giuliano, che mi assente giustamente, ha detto che per quanto concerneva quella parte del territorio ancora stava in mano all'Ecopark, ma non è vero perché da quello che ci hanno detto fino adesso è in mano al Dipartimento. Portarsi che ci sbagliamo, però qui convochiamo il Dipartimento, convochiamo l'ufficio tecnico, convochiamo tutti quanti, meno che l'assessore, perché giustamente l'assessore Morgia giustamente è sempre impegnato nei dipartimenti quando viene convocato, ma è giusto, assessore Morgia, che lei venga convocato nei dipartimenti. Il dipartimento stava qua, lei è andata al dipartimento. Cosa giustissima,
giustissima, apprezzatissima. Certo, se uno vuole essere riverito e contattato prima, giustamente ha ragione, pertanto può trovare tutte le scusanti per dire io vado al dipartimento, però ben venga. Certo che se mettessero al dipartimento il badge per timbrare, perché come lo mettiamo qua ai dipendenti, lo mettessero anche agli assessori, così quando vanno al dipartimento i nostri assessori firmano, timbrano e così sono giustificati, così vediamo se realmente sono andati al dipartimento o magari sono andati altrove. È una cosa un po' difficile, però ci si potrebbe arrivare, visto che Roma Capitale sta facendo parecchie restrizioni, perché non le facciamo anche... Osservatore, veniamo alla proposta del bilancio, per favore. Le facciamo anche a livello... Per cortesia, credo che sia fuori... Signor Presidente, non è fuori, è sì, queste osservazioni credo che siano fuori tema... Per favore, signor Presidente, questa osservazione su dove vanno gli assessori, dove va il Presidente, credo che c'entri poco con la proposta di bilancio. Veniamo alla proposta di bilancio, grazie. Io ho detto, signor Presidente, ho risparmio. Perché? Non ci può essere nel bilancio, scusi, che gli assessori quando vanno nei dipartimenti timbrano? Ci possono essere. Come timbrano i dipendenti che si spostano e qua si sposta anche l'assessore quando va nei dipartimenti, poi quando va in giro per i pup, quando va in giro per le strade, e giustamente lì c'ha altri giustificativi. Poi comunque non è quello, è superfluo, diciamo, non ci sono problemi. E la cosa che mi ha un po', diciamo, amareggiato è come è stato gestito questo bilancio, ma a livello documentale, perché se ne è parlato da 15 giorni, vi abbiamo mandato tutto sull'iPad, sull'email, su Tizio, su Caglia, su Sempronio, però parecchi consiglieri non sono riusciti a stamparlo, io sono uno di quelli, ma pure perché sono 300 pagine, ne abbiamo le 270 che riguardano le strade, ok. Mettiamoci le altre 30, io me la prendo anche col Presidente del Consiglio, perché a quel punto dovrei organizzare un po' meglio questa situazione. Scusa se la interrompo, qualche altro consigliere ha fatto questa osservazione, io credo e ritengo che il materiale che ci è arrivato dal Campidoglio è stato distribuito a tutti i consiglieri con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ora, io credo che qualche consigliere abbia avuto difficoltà a visionare per intero la cosa, però credo che come Presidenza del Consiglio, nei tempi giusti e con gli strumenti che abbiamo a disposizione, giusti, che sono stati sempre quelli, il materiale è stato distribuito a tutti i consiglieri. Quindi credo che questa diciamo, dell'osservazione su questa cosa, credo che sia inopportuno, fuori signor Presidente, non opportuno. È la seconda volta che mi interrompe su un certo percorso, quindi tenta in tutte le maniere di farmi perdere il filo. È stato gestito male, non è stato gestito bene, signor Presidente, perché io le dico che se lei quel materiale che aveva, ad esclusione delle strade che potevano essere tranquillamente visionate sull'iPad o sulla mail, lei poteva stampare quello che riguardava il bilancio e darle ai capigruppo, poi i capigruppo si sarebbero regolati di conseguenza e l'avrebbero distribuiti ai componenti del gruppo, cosa che lei non ha fatto, perché io sono obbligato, a me mi piace stampare le cose, prendere gli appunti sulla carta, non sull'iPad o sul computer o quello che gli pare, pertanto è stato gestito male, non siamo stati in grado di verificare quello che stava succedendo. Poi giustamente se la giunta e gli uffici organizzano, preparano un progetto previsionale, lo mandano al comune, il comune lo rimanda indietro e tranquillamente non andiamo in commissione a vedere, a fargli vedere il piatto è servito. Non l'avete mandato? Non avete parlato con la giunta, col comune, niente? Tutto a posto? Vediamo questi allora, scusi, allora per ritorno indietro. Prego. Vabbè, ritorniamo che comunque è impossibile gestire certa situazione. È impossibile? È possibile? Io voglio vedere se lei, assessore, se la sua giunta, se gli ha dato a disposizione il bilancio, se l'ha stampato lei oppure gli hanno distribuito. Una copia per tutti, e noi manco la copia ci abbiamo, ce l'aveva il consigliere, il Presidente del Consiglio. Ok? Quindi non siamo stati in grado di vederlo. Quindi di che vogliamo parlare? Per quanto riguarda quel milione di euro che se ne è tanto parlato, io avevo fatto anche l'obiezione in commissione, si ricorda, per l'assessore, dicendo quando è stato diviso al 50%, 50-500 mila per le strade e 500 mila per demanda del patrimonio,
Io feci una domanda specifica e dissi: ma scusate, per demanio che cosa si intende? Che cosa ci abbiamo noi di proprietà demaniale? E noi come proprietà demaniale ha risposto l'architetto, l'ingegnere, chi che sia, ci abbiamo le strade. E allora perché spostiamo 500.000 che già abbiamo sulle strade, le portiamo sul demanio che abbiamo sempre strade? C'è qualcosa che andava modificato. Magari il demanio patrimonio edilizia scolastica, così andavamo un po'. Però evidentemente non si è voluto fare questo, si è voluto mettere una voce un po' generale, demanio e patrimonio, per intervenire magari anche sul centro anziani qua dentro, perché è possibile che magari andiamo a tingere i soldi dentro quei 500.000 per rifare il centro anziani, perché potrebbe essere soltanto una di quelle ragioni. Possiamo gestirli diversamente, perché mettere, ripeto, demanio e patrimonio per me è stato un grande errore di valutazione della giunta, perché chi ha sbagliato è la giunta. A questo punto qualcuno gli ha detto al presidente: mettiamo demanio e patrimonio, così abbiamo un po' più là, anche se riguardava quel capitolo demanio e patrimonio, che magari il comune ha detto, facendo in questa maniera demanio e patrimonio può darsi che possiamo attingere o gestire meglio i fondi. Però se a noi interessa gestire i fondi a livello scolastico, avremmo dovuto mettere edilizia scolastica se vogliamo gestire quei 500.000 euro. Se invece vogliamo fare diversamente, vogliamo aggiustare una scuola particolare da una parte senza che risulti, no che non risulti, scusi, oppure vogliamo fare il centro anziani qua dentro, perché vediamo che questo centro anziani c'ha grosse necessità, anche se servono 5.000 euro per far un bagno, mi sembra che sia una cosa esagerata, dico, non si trovano 5.000 euro, come non si trovano 3.000 o 4.000 euro per rimuovere un chiosco dove c'è stato il morto l'altra settimana, 10 giorni fa, dove il consigliere Matronola più di una volta ha detto: guardate che quel chiosco è pericoloso, guardate che va rimosso, guardate che se succede qualche cosa il magistrato non è che dice come mai quel chiosco sta lì, ma dice come mai quel chiosco non è stato rimosso nonostante c'è sta un ordine abbattito di rimozione. Perché? Perché non ci sono i fondi e perché non sono stati mai stanziati questi fondi per gli abbattimenti. Eppure si parla di poco, non è che parliamo di cifre esorbitanti. Poi magari ce l'andiamo a prendere con la signora che ha fatto una pensilina di un metro su un balcone, sono arrivati con l'elicottero, con i carri armati, gli hanno fatto 1.400 euro, gli hanno fatto la denuncia penale, rimozione e tutto quanto, perché è una singola signora, giustamente. Quindi impaurita. Invece da quest'altra parte non si impauriscono, e che cosa succede? Succede che il chiosco rimane lì, c'è il morto, il primo morto, forse ci sarà il secondo, il terzo, mi auguro non più, perché se quel chiosco era aperto, grida vendetta che per 5.000 euro una rimozione, una vita è stata pagata così. Ci abbiamo i marciapiedi dissestati proprio in una maniera tremenda. L'abbiamo portato anche all'altro bilancio, sotto alle mano, ma non ci hanno ascoltato alle mano, pensa se ci ascoltano qui. Quindi lì avevamo la maggioranza, avevamo il governo, qui non ci abbiamo nulla, quindi i nostri emendamenti non lo so fino a che fine faranno. Per concludere dico, ringrazio pure la relazione che ha fatto il consigliere Laddaga, che ha elogiato parecchio la giunta capitolina, il primo bilancio. Sono tutte belle parole, le ho sentite pure nell'altra consigliatura e l'altra ancora, quindi molte belle parole, però quando a livello dei fatti poi andiamo a vedere quando diventeranno operative queste belle parole, vediamo quello che succederà da marzo in poi, vediamo se tutta sta bella cosa che stiamo facendo, tutto sto bel Natale continuato, tutti allegri, belli, il primo bilancio che approviamo entro marzo, bellissimo. Vediamo dopo quello che succede, andiamo a vedere poi se effettivamente quello che c'è dentro ci, diciamo, esaudirà tutte le nostre richieste. Con questo concludo, perché manco mi va da spendere più parole, perché tanto è come parlare al vento, e le parole il vento se le porta via. Grazie. Grazie a lei, consigliere Matronola. E allora non ho più nessun intervento, una discussione generale, siccome me l'ha stato chiesto.
da parte del capogruppo del PD una sospensione del consiglio, quindi l'accetto e sospendo il consiglio per 10 minuti. Allora, scusate, mentre a livello tecnico insomma, si sistemano le cose, possiamo riprendere il consiglio e avevamo terminato la discussione generale, adesso passiamo alla discussione, va bene, alla discussione sugli emendamenti e sugli ordini del giorno. Allora, abbiamo il primo emendamento a firma del consigliere Coia, che si riferisce, è un emendamento modificativo. Prego il consigliere di illustrare l'emendamento. Faccio presente che il consigliere Coia ha presentato due emendamenti che sono alternativi tra loro, nel senso che se viene approvato il primo, decada automaticamente il secondo, altrimenti si passa al secondo. Giusto? Prego, consigliere Coia. Prego, consigliere Coia. Scusate. Allora, come giustamente ha riportato il Presidente del Consiglio, ho due emendamenti alternativi, un primo modificativo e un aggiuntivo, ritornando al discorso precedente per dare un segnale al territorio. Ho scelto degli interventi tra quelli che erano più ricorrenti nelle commissioni, ma sicuramente ne esistono altri di pari importanza. Gli interventi sono la manutenzione varie e riparazioni del PUP di Giulia Agricola, una rotonda per Porta Metronia e una rotonda su via Capannella altezza via Lucrezia Romana. E l'emendamento modificativo prevede di prelevare dei fondi da laddove c'è disponibilità da centri di costo IDP, IMC, ISG, non interamente, non per intero, ma parzialmente, per allocarli 65.000 euro per il ripristino del decoro del PUP Giulia Agricola, 25.000 euro per la rotonda di Porta Metronia e 25.000 euro per la rotonda via Capannella e via Lucrezia Romana. Questi importi sono il minimo indispensabile per poter operare questi interventi, anche se naturalmente gli uffici ci direbbero che sono molto più ingenti gli importi. Siamo a importi effettivi e non importi usuali, se vogliamo. L'emendamento aggiuntivo è leggermente superiore, riporta 70.000 euro il PUP Giulia Agricola, 30.000 euro per la rotonda di Porta Metronia e 30.000 euro per la rotonda tra via Capannella e via Lucrezia Romana. Ora ripeto, io chiedo a tutti i consiglieri e al Consiglio di dare un segnale al territorio che c'è attenzione. Oggi saranno questi tre interventi, prossimamente saranno altri interventi da concordare insieme. Non accontentiamoci degli spiccioli che ci dà Mamma Roma, il Comune, non accontentiamoci del milione di euro che è il prezzo, sono gli 80 euro che Renzi concede, insomma è in merce di scambio sui quali ci affanniamo per darli di qua di là. Cominciamo a chiedere quello che serve. Questi sono interventi che servono. Il PUP Giulia Agricola sono anni che è fermo lì in condizioni pietose, sono venuti varie volte i comitati di quartiere a parlarne con noi. Porta Metronia è un altro problema e anche via delle Capannelle è un altro problema di traffico. Grazie per la considerazione. E io chiedo, nonostante sembra che non interessi a nessuno, un'attenzione per queste problematiche del territorio. A qualcuno sì e a qualcuno meno. Grazie consigliere Coia. Allora apriamo la discussione su questo emendamento. Ripeto, si può intervenire per 3 minuti un consigliere per ogni gruppo. Bene, allora su questo primo emendamento apriamo la discussione. Consigliere Cerconi, prego. Per Fratelli d'Italia. Prego, consigliere Cerconi. Sì.
No, io non è un intervento il mio, è per stringere i tempi, perché se... Cioè, non ho capito? Un attimino, se mi fa spiegare, sì, glielo dico. Se lei legge tutti gli ordini del giorno... Non stiamo facendo gli ordini del giorno. C'è un ordine del giorno che è la stessa cosa, per questo volevo trattiamolo insieme in modo tale, perché riguarda sempre... Non si possono trattare insieme emendamenti e ordini del giorno. Allora, ripeto, è aperta la discussione su questo emendamento, ci sono interventi? No, passiamo alla dichiarazione di voto sul primo emendamento, quello che ha illustrato il consigliere Coglia. Ci sono, scusate però, per favore, ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Non c'è niente in mano. Volete esprimere il parere? Ho chiesto se ci sono interventi. Ci sono interventi. Vabbè, allora, d'accordo, va bene. Però, allora, scusate un attimo. Allora, non ci sono interventi su questo emendamento. Scusate. Allora, c'è il parere della Giunta su questo emendamento? Il parere della Giunta è negativo. Allora, passiamo quindi alla... La dichiarazione di voto non ce n'erano, passiamo alla votazione su questo emendamento. Scusate, prego, invito i consiglieri a prendere posto, scusate. Allora, scusate. Io volevo fare intervento, però... No, io non corro. Allora, visto che c'è la girazione del PD, però ci dia un attimo pure a noi, ne respiro. Siamo un pochettino più tranquilli tutti, così andiamo avanti. Esatto, io ho un po' girato, sia calmo, che non succede nulla. Si rilassi, sia sereno. Non c'è problema. Non c'è problema. Guarda come è stato il milione d'euro che sono calmissimo, Allora, scusate... Invito i consiglieri anche qui al tavolo della presidenza a mantenere per favore un pochettino più tranquilli, per cortesia. Allora, ripeto, l'emendamento è stato illustrato, non ci sono stati interventi né dichiarazione di voto. La Giunta, scusate, consigliere Madonna, io però quando ho chiesto, ci sono interventi, ma nessuno... Scusate, consigliere Madonna, queste condizioni, ci sono state anche di peggiori queste condizioni. Allora, scusate, per favore, allora, assessore De Simoni, per favore, consiglieri, allora, per favore, siamo un po', per cortesia, allora, scusate, non azzero, vado avanti, scusate, allora. Ma prima io ho chiesto, ci sono dichiarazioni di voto, nessuno ha alzato la mano, scusate. Lei dovrebbe dire che la Giunta ha dato questo parere. Ha dato parere negativo. E adesso ci sono dichiarazioni di voto. Perché noi... Consigliere Cicconi, io ancora non le ho dato la parola. Per cortesia, lei ha chiesto la parola all'inizio sulla discussione, non avevo niente a che fare con questo emendamento. Allora, per cortesia, allora, ripeto... Uno per ogni gruppo, ti faccio l'accessore, dichiarazione di voto. Allora, consigliere Cercone del Fratelli d'Italia. Allora, abbiamo sentito la Giunta che dà parere negativo, mentre leggiamo che il parere di regolarità tecnica è favorevole da parte del direttore. Riteniamo, anche perché abbiamo presentato un ordine del giorno per quanto riguarda Porta Metronia, anche noi come Fratelli d'Italia con altri esponenti dell'opposizione, quindi riteniamo di dare il nostro voto favorevole a quanto presentato dal Movimento. Va bene, grazie. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Matrona. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Favorevole. Vado a più, dicevo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole a questo emendamento, all'emendamento numero 1? Chi è contrario? Meno male che c'è la voce pubblica verbale, la commissione esprime. Però chi sta dall'altra parte? Per favore. No, è posto.
Sì. Chi si astiene? Consigliere Pellisario. Consigliere Nardacca ha votato lei? Allora, 7 voti a favore, 13 contro e un'astensione, quindi l'emendamento è respinto. Prego. Allora, passiamo all'emendamento numero 2, sempre a firma del consigliere Coglia. Prego, consigliere Illustre. Sì, allora chiediamo le stesse opere ma come aggiuntive. Quindi questo emendamento è aggiuntivo al bilancio e non è modificativo. Quindi semplicemente il municipio, fatto salvo il bilancio, chiede di aggiungere 70.000 euro per il PUP di Giro Agricola, 30.000 euro per la rotonda di Porta Metronia e 30.000 euro per la rotonda tra Via Capannelle e Via Lucrezia Romana. Non mi sembra di dover aggiungere altro, e qui non ci sono neanche, come dire, pareri che tengano, visto che, come dire, non si tolgono fondi ad altre voci di bilancio. Apriamo la discussione. Consigliere Cercoli, prego. Io non riesco a capire, sinceramente, come si faccia a votare contro a delle proposte del genere. Cioè, mi sembra allucinante, anche perché non sono, né vengono solo da una parte politica, ma è un problema generale e che molti anche dall'altra parte hanno più volte evidenziato. Si sta chiedendo di stanziare delle risorse su dei lavori che non è che sono utili, sono più che utili, tutto qui, quindi non vedo proprio come si possa dall'altra parte votare contrario solamente per presa di posizione. Quindi io faccio già dichiarazione di voto e sono ovviamente favorevole ancora. C'è altri interventi? Scusate, Filippina, se ci sono interventi, poi do il parere della Giunta. No, io non faccio, non do una mia valutazione in base al parere della Giunta, io do una valutazione autonoma, perché è indipendente dal parere della Giunta, che vuol dire? Consigliere Patrone, così, Presidente. Allora, per cortesia, per aiutare il Presidente, se lei invita il Presidente a non avere delle preclusioni a secondo di come si esprime la Giunta, possiamo chiedere al Presidente di non, diciamo, leggere il parere della Giunta sui vari emendamenti. Eventualmente questo potrebbe essere una soluzione, anche perché non so se normativamente è contemplato, Presidente, normativamente che la Giunta dia il parere sugli emendamenti, è contemplato? Però possiamo pure non, così almeno il consigliere Madonna. Grazie signor Presidente, la vedo molto agitata, sia sereno Presidente, vedrà che lo so che la stanno un po'. È 3 minuti, tanto per dire sì o no, ce n'è uno. Allora, no, io volevo sentire, ascoltare prima il parere della Giunta con le motivazioni, dopodiché ci possiamo regolare di conseguenza, perché se la Giunta dice che le motivazioni non si possono spostare i soldi sul PUP di Giulia Agricola perché è competenza del Dipartimento, non togliamo i fondi al municipio, allora ce lo deve dire la Giunta. Dopo che la Giunta ha parlato, credo, dopo che si sia espressa, che noi consiglieri possiamo prendere una posizione in merito. Grazie, non esprimo il parere. Allora, prego. Grazie. Allora, altri interventi? Non ci sono. C'è il parere della Giunta su questo emendamento? Posso pure poter... Prego, sì, certo. Signor Presidente del Consiglio, Presidente del Municipio, consiglieri, il parere della Giunta, io dico ovviamente, è un parere contrario a questo tipo di emendamento per diversi ordini di motivi. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo, che io ricordo a tutti, è
appostato sulla spesa corrente, non sul piano investimenti. È chiaro che c'è un tema tutto politico che abbiamo di fronte come consiglio. Se dovremmo aggiungere richieste di bilancio, io lo dico pur, ma non perché diciamo, ma è chiaro che sul sociale noi avremmo delle criticità rispetto all'RSA, soprattutto delle criticità da chiedere, ma è ovvio, non ci prendiamo in giro, lo dico soprattutto diciamo ai consiglieri più esperti, i saldi di bilancio sono quelli, non è possibile ma cambiare, soprattutto sulla spesa di corrente. Nel merito, mi perdonate alcune precisazioni rispetto agli interventi che colgono tre questioni che noi abbiamo sul territorio. Per quanto riguarda queste questioni, alcune hanno di carattere strettamente dipartimentale, di trasformazione urbanistica, rispetto alla rotonda per esempio di via Lucrezia Romana. Io ricordo a tutti noi che quella è un'area di trasformazione urbanistica che è interessata dalla compensazione del Print Maranella di Marino, che è una trasformazione che è molto là, molto in avanti dal punto di vista della progettazione, e che rispetto agli oneri a scomputo che questa deve produrre, l'intervento in quell'area è previsto. Allora, mi permetto di dire, ma con molto sommessamente, che con 30.000 euro forse si fanno gli elaborati grafici di un'opera del genere che deve prevedere una grande trasformazione. Ricordo a tutti, perdonatemi, ma cioè, le opinioni sono tutte rispettabili, però io porto a conoscenza dei consiglieri, soprattutto quelli di prima nomina, che quell'area è interessata soprattutto dal lotto funzionale 2 dell'accordo di programma Dio Criminal Pol, che doveva essere finanziato con la trasformazione dell'area ex Wind, ex Enel. Quell'intervento tesa per circa un paio di milioni di euro, cioè non scherziamo, cioè dire 25.000 euro per la rotonda di via di Capannelle e via Lucrezia Romana, secondo me poi con le risorse della manutenzione ordinaria io penso che sia improprio. Poi mi perdoni, dopodiché questo non vuol dire che non abbiamo un tema di immissione su via di Capannelle dalle 7 di mattina in poi che va superato. Io ritengo che nelle commissioni competenti, con la Presidente, con il sottoscritto, possiamo su questo incalzare il Dipartimento PAU, che lavora su questo tipo di trasformazione urbana, per capire qual è lo sviluppo di questo quadrante. E questa è la motivazione per cui quel tipo di risorsa minima, irrisoria, dico, rispetto alla problematica, non mi sento di, come giunta, di assecondare. La stessa cosa riguarda l'altro problema che abbiamo, io ho avuto pure il piacere di partecipare a alcune, dovere anche di partecipare a alcune commissioni consigliari comunali, anche in presenza di alcuni consiglieri, in cui abbiamo posto il tema, i consiglieri municipali, in cui abbiamo posto il tema della rotonda di Porta Metronia, che è un tema abbastanza datato pure dal punto di vista della sua soluzione, e che vede attualmente i New Jersey di plastica che fanno, non dico bella mostra, però in quell'area, in quell'abito c'è un problema per andare alla realizzazione definitiva dell'opera. Intanto dobbiamo vedere quale e come si sviluppa il cantiere logistico di Metro C, e soprattutto su quel intervento, che non è un intervento pure questo di qualche decina di migliaia di euro, ma di forse un paio di centinaia, ci sono le prescrizioni che provengono pure dall'ex nono, nelle scorse consigliature, che chiedevano opere compensative a Metro C di poter realizzare questo tipo di opera. In questa commissione di cui facevo cenno prima, presenta Roma Metropolitana, il municipio ha avanzato la richiesta, qualora ci siano le condizioni da un punto di vista di viabilità, anche sollecitando la Polizia Municipale del Settimo Gruppo Appio, che ci siano degli elementi prescrittivi nel momento dell'insediamento del cantiere logistico di Metro C, che possa permettere un anticipo della sua realizzazione attraverso appunto le opere compensative di Metro C. E per questo
ritengo che i 30.000 euro allocati con questa voce sono proprio, come dire, irrisori rispetto alla sua potenziale realizzazione. L'altra questione riguarda il pupo di Giulia Grigola, di cui c'è stata pure una commissione congiunta recentemente. Anche qua le risorse non sono all'altezza della e penso che anche gli uffici municipali hanno rappresentato questo in commissione, mi è stato riferito, poi magari potremmo ulteriormente approfondire questo tema, ma soprattutto lì c'è una questione aperta con il Dipartimento della Mobilità, che è competente rispetto alla questione del PUP di Giulia Grigola, che travalica le competenze non solo municipali, perché badate, io lo dico da un punto di vista proprio politico e di competenza amministrativa, andare a intervenire con il ripristino dello stato dei luoghi, al di là che poi ci accorgeremo quando faremo fare un computo medico più parametrico più approfondito agli uffici, che minimo la cifra si raddoppia per ripristinare pista ciclabile, così, cigliature così, livellamento, impianto elettrico per ricostruire l'esistente. Ma c'è un punto pure tutto politico che non riguarda solo Giulia Grigola, ma riguarda pure tutti i PUP, rispetto alla competenza, rispetto a chi tocca questo tipo di interventi tra il municipio e il dipartimento. Io lo dico molto sommessamente, ma se solo dovessimo intervenire a sanatoria delle questioni aperte dei parcheggi interrati, cito Curio Camillo così come Giulia Grigola, non basterebbe il piano investimenti del nostro municipio, ed è per questo che intervenire pure lì con l'ordinaria non credo che sia un'operazione che ci possa permettere di risolvere questo problema. Queste sono le motivazioni che la Giunta pone nel suo parere contrario a questo tipo di emendamenti. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto su questo emendamento. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Coia. Allora, naturalmente voterò favorevole, però devo obiettare a quanto dice l'assessore Morgia. Allora, c'è un modus operandi che è quello che è sempre stato, per cui una rotonda in Italia costa 200.000 o 300.000 euro. Lo potete chiedere a qualunque tecnico, il vero costo reale di una rotonda, ma lo sapete che è una rotonda? Cioè, non dobbiamo fare una Tour Eiffel in mezzo a una rotonda, dobbiamo fare una rotonda. La progettazione, benissimo, mi risulta che il Comune di Roma non so quante decine o centinaia di architetti e ingegneri abbia che possono progettare, e possono farlo loro invece di pagare degli esterni. Usciamo da questo sistema di pagare gli amici per fare le opere. Non ce ne frega un cavolo a noi di questo sistema, non lo vogliamo più vedere. Le opere reali sono, i costi sono molto vicino a questi. Andate da una ditta qualsiasi che fa manutenzione stradale o qualcosa e dico quanto soldi ci vogliono per ripristinare, vi darà un costo inferiore a questo. Ci sono articoli su internet e vi dicono il costo reale di una rotonda, sono 20.000 euro, non 200.000 euro. Una rotonda semplice, non dobbiamo fare una cattedrale nel deserto, la nuvola di Fuxas o lo stadio del nuoto, dobbiamo fare una rotonda funzionale, che è un cerchio con in mezzo alla terra, ci metti un alberello, è finita la rotonda, funziona. Poi che aspettiamo, cioè, siccome c'è il magna magna a via Capannelle per un altro, ci aspettiamo 1 o 2 milioni di euro, facciamogli aspettare 20 anni i cittadini per fargli l'opera, e nel frattempo tutti i giorni devono farsi un'ora di fila lì. E questo è il modo con cui vogliamo gestire questa città? No, non ci stiamo. E PUP del Giulia Grigola più di 70.000 euro, la ditta aveva chiesto 350.000, ma chiediamo 35 milioni di euro, facciamo in oro i cigli del coso, li facciamo in oro, zecchino, Lì ci sono due, cioè da fare la pulizia, tagliare l'erba, rinterrare due buche e ripassare l'asfalto, 70.000 euro sono molti di più di quelli che occorrono, e non c'è da progettare, la pista ciclabile, non è che c'è il velodromo lì. Basta con questo modo di pensare, ma vi svegliate, vi dovete svegliare, siete cittadini e lavorate per i cittadini, non lavorate per quelli lì.
Spero che Mafia Capitale li seppellisca tutti al più presto. Consigliere Coia, uno può esprimere tutte le proprie considerazioni, ma insomma. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia, 3 minuti. Sì, a me mi ha coinvolto il collega. Mi ha dato una certa carica che io devo intervenire. Vuole essere seppellito pure lei. No, lo faccio decidere a me quando e come. No, ma voglio intervenire, sarei intervenuto, però questa carica che mi ha trasmesso il collega mi fa piacere, ma comunque sia, però io vorrei suggerire al Lecce. Quanto costa? Sì, non so quanto costa, apposta vorrei intervenire. Ma io suggerirei all'eccellentissimo assessore Morgia che nel dare una spiegazione di quel tipo, che ha un senso, è ovvio che c'è un senso, io avrei detto una cosa più semplice, forse non arriva poi ai colleghi, quindi interpretano male. Quindi l'emendamento fatto oggi dall'M5S o da altri significa che c'è una richiesta di attenzione. Perfetto. Allora mi permetto sommessamente, come lei usa questo termine, le piace, di dire: non è il metodo che è sbagliato, il metodo giusto. Quindi, come giunta, poi c'è pure vicino la presidente, basta che gli fa ok, terremo conto di queste richieste nell'ambito delle nostre possibilità. Dire questo sarebbe stato sufficiente nel specificare che ovviamente si va a saldo del bilancio, non è che possiamo mettere di più quando poi ce ne abbiamo di meno, tanto se lo pensiamo poi chi ce lo dice lì non ce lo fa passare, è ovvio, tanto quelli sui soldi ci hanno dato, quelli deve fare tutto, per cui se noi aumentiamo 100, 200, 200 mila euro non ci danno. Probabilmente chiedere qualcosa in più dal punto di vista interventi, quindi famoso migliore, diciamo prima, chiederne due in virtù del fatto che siamo due municipi collegati e il municipio più grande di Roma, allora quello sarebbe un senso, darebbe un senso a dire 1,2 milioni, no, non ci risolve i problemi della vita, però avere una risorsa aggiuntiva. Quindi, caro assessore, il concetto c'è, politico c'è, tutto anche amministrativo, è ovvio, noi lo votiamo questo emendamento non perché è il metodo che sia giusto, ma nel merito, e quindi dire a voi come giunta, ricordatevi di alcune esigenze che poi è vero, parte verranno coperti da comunque la compensazione, parte dalla BCC con il riccio, perché quella da rotonda è già prevista, e poi altre situazioni con altri oneri che entreranno, è normale. Dichiarazione di voto? C'ho 3 minuti per fare. Mo mi ha messo in crisi, che faccio adesso? Sono deciso. E va bene, allora siamo positivi. Va bene, grazie Presidente. Altre dichiarazioni di voto? Ma trovando la per Forza Italia. Vitrotti, PD. Che cavaliere. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, Presidente, membri della Giunta. Solo per intervenire, diciamo, un po' sollecitata dall'intervento del collega, perché noi non è che abbiamo perso, diciamo, la dimensione di questo municipio e non ci rendiamo di conto di quali sono le criticità più o meno grandi che lo caratterizzano, però dobbiamo stare coi piedi per terra. E allora, proprio per le cose e per le vicende citate, tra l'altro, non possiamo né essere mossi da un sentimento di mettere delle toppe, tra l'altro anche senza fondamento, e non possiamo prendere in giro i cittadini, proprio perché prima di tutto siamo dei cittadini, non possiamo neanche essere mossi, come abbiamo già sentito dire, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, e il tonno nel frattempo però è scaduto. Allora non è che noi ci possiamo pensare, non è che noi possiamo essere mossi dai sentimenti e dalla pancia. Purtroppo il lavoro è stato fatto con difficoltà, ci sono delle inchieste che poi, diciamo, io mi auguro che, insomma, il scongiurato scenario diciamo, non ci sia in quei termini, e per questo io credo che noi, siccome siamo persone responsabili, cittadini, noi vogliamo prendere in giro, voteremo contrari. Consigliere Matrodola. Io penso che il mondo si è cambiato qui. Non vogliamo prendere in giro i cittadini, però votiamo contrario. Io pensavo che votassi favorevole.
ti giuro. Alla presenza dei cittadini. No, perché così vediamo qualche peso in giro. No, io ho visto il consigliere, avete toccato... Per favore... Avete il Movimento 5 Stelle, si è incavolato nella persona di Coglia, mi sembra la cosa giusta perché ha fatto delle osservazioni ben precise e ben profonde. No, io quello che voglio dire è che abbiamo fatto questa commissione e a tutt'oggi, era una cosa che dovevamo già pensare prima della commissione, ovvero gli uffici già si dovevano attivare o chi per loro doveva dare mandato agli uffici per far sì che Giulia Cricola venisse fatta una stima approssimativa, perché se andiamo a guardare si parla di 20.000, 30.000, 100.000, 200.000, 500.000, ma quanto costa ripristinare questo PUP? Si parla di impianto elettrico, si parla di fogne, fogne no, se chiude la buca per chiudere due buche, cioè può darsi che 70.000 euro, può darsi, 70.000, ridanno un po' di vita a quel quartiere abbandonato, perché effettivamente, ragazzi, io non so se voi non ci abitate, neanche io, però immaginate chi si affaccia da quelle finestre, no? Si affaccia e vede quello scempio, quello schifo, no? Che è diventato, tra parentesi, dice addirittura un dormitorio. Voglia che noi continuiamo a mandare squadra a pulire esternamente, però abusivamente internamente non lo possiamo fare, però lo facciamo, anche se lo possiamo fare però non lo facciamo, scusate il gioco di parole, ma questa è la realtà. Ci dicono, facciamo una riunione e ci dicono, il municipio dice, ah, io non ne so niente, fermi, non è aria nostra, buoni, alzi le mani, fermi. C'è il dipartimento che dice, diteci quant'è che poi riferiremo e potremo intervenire. Quindi c'è uno scontro tra municipio e dipartimento per capire. Noi possiamo dare una mano e dire, ok signori, quanto ci vogliono? 20.000, 30.000, 50.000, 70.000, 100.000, vediamo con 70.000, con questo emendamento, quello che possiamo fare. Al limite, se non sono sufficienti, però senz'altro saranno sufficienti per levare lo stato di degrado in cui è caduto quel tratto di strada. Quindi non è che si sta chiedendo la luna, perché stiamo cercando di spostare alcuni soldi da una parte in un'altra, cifre irrisorie, cerchiamo di coprire alcuni capitoli per fare altri interventi, stiamo facendo di tutto, però quando arriviamo su un punto che effettivamente sta colpendo il nostro municipio, che è quel PUP che chiede vendetta, credo, perché a sto punto, non, a parte il degrado, a parte quello che sta succedendo, però noi a tutt'oggi che abbiamo fatto, a parte le 3, 4, 5 riunioni, non abbiamo fatto nulla. L'assessore non è a voglia che dice siamo andati all'assessore, siamo andati qua, abbiamo fatto, è uscita questa sentenza che qualcuno va a interpretazione, qualcuno ci dice sì, qualcuno ci dice no, qualcuno ci dice che ha annullato le precedenti, però tutti dicono ma nessuno agiscono, e questo potrebbe essere già un sistema per dire possiamo intervenire con questi 70.000 euro. Se poi è una questione, è una problematica che riguarda direttamente il Dipartimento, come ci hanno fatto capire, ben venga, quei 70.000 euro potrebbero essere spostati diversamente per altre soluzioni, ma non credo che sia vincolante che magari oggi votiamo 70.000 e domani dobbiamo subito usare i 70.000, passerà un po' di tempo perché per capire se effettivamente quell'area, se, perché tutti ne parlano, però io, scusate, ieri ho sentito tre versioni, sono tre versioni, però io mi sono affidato all'unica versione che era quella del Dipartimento, che ha detto quell'area non è più dell'Ecopark, è nostra. È verbalizzato, l'ha detto davanti agli altri consiglieri, smentitemi se non è vero, perché può darsi pure che io, essendo un po' anziano, può darsi pure che capisco male, però ieri il rappresentante del Dipartimento ha detto chiaro e tondo, tanto più che ha chiesto al municipio se gentilmente gli possono fare una stima, e il municipio, nella persona del nostro capo del servizio tecnico, ha detto lo faccio informalmente a titolo di favore, ma farò una cifra approssimata, cioè una stima approssimata. Quindi che vuol dire? Che c'è qualcosa che il Dipartimento... La dichiarazione di voto è a favore dell'emendamento. Ma che fa, le rubo le parole? E c'ha tre minuti, quindi... Quindi glielo ho concessi cinque, tre minuti. No. E quindi il discorso è soltanto questo. Perché votare? Perché non stiamo rubando, non stiamo facendo niente. Stiamo soltanto di accentuare la visione su quel tratto che chiede vendetta. Pertanto dire subito no a prescindere non è che mi ha giustificato tanto, che mi ha convinto tanto quello che ha detto l'assessore Morgia. Non è grazie, consigliere Giuliano ha detto bene, magari ha detto non, ci penseremo, anziché dire no,
in una certa maniera, ci penseremo, metteremo i riflettori su quella zona, troveremo qualsiasi sistema, però ci penseremo, no, dire no, non ho avuto a prescindere, scusate. Grazie. Io mi dispiace per Coglia, che speriamo che voterà tutti gli emendamenti nostri, però come ha detto, grazie. Però, allora, grazie. Scusate, io non vedo altre dichiarazioni di voto. Ci sono altre, scusate, non vedo. Scusate. Aspetta, ci sono, intanto facciamo questo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora, passiamo alla votazione su questo emendamento. Allora, chi è favorevole a questo emendamento? Allora, scusate, aiutiamo per favore, aiutiamo le segretarie per cortesia. Allora, chi è contrario? Scusate, per favore, consigliere, per favore, su, bisogna rispettare il voto di tutti, per cortesia. Allora, scusate, Presidente, come vota? Presidente, come vota lei? Allora, chi si astiene? Consigliere Pellissari. Allora. Allora, 8 voti a favore, 17 contro, l'astensione del consigliere Belisario, quindi l'emendamento non è approvato. 8 voti a favore, 17, 1 astenuto, 17 contro. Quanti contrari? 17. Scusa, non può essere. Sono aumentati i consiglieri. Allora, 11, e non 17. Allora, quindi comunque l'atto non è approvato. Adesso passiamo al terzo emendamento. E consigliera Lancia? Presentare l'emendamento? C'è quest'altro emendamento, chi lo presenta? Questo qua. Allora. Scusate, consigliere Ciancio, prego. Dai, è un bel. Si è mai visto. Grazie, allora, Presidente. C'è un emendamento soppressivo. Allora, in relazione al lavoro che velocemente e celermente abbiamo fatto in questi minuti di sospensione, diventa superato l'emendamento sostitutivo presentato dal sottoscritto e da altri consiglieri che proponevano di mantenere solo un centro di costo e da elaborare successivamente un elenco delle priorità per un milione di euro che arrivava dal Campidoglio. Si propone quindi condiviso un emendamento che nella delibera numero 9 del 2005, protocollo 28125, nelle premesse, dopo 500.000 euro, sopprimere suddiviso per tre quadranti territoriali, quindi la parte dopo i 500 viene soppressa. Poi nel dispositivo, sempre dopo suddivisi, viene cassato suddivisi per tre quadranti territoriali. L'emendamento aggiuntivo alla proposta di deliberazione diventa invece diventa
500.000 euro per manutenzione straordinaria per adeguamento ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008 e normativa antincendi, uffici ed edifici scolastici e municipali, euro 500.000 per manutenzione straordinaria di strade e piazze e altre aree demaniali. Suddivise per i vari quadranti del municipio. Questo è la prima primo emendamento aggiuntivo. Dopo l'ultimo capoverso, quindi aggiungere il consiglio con successivo atto ripartirà i fondi secondo un elenco di priorità elaborato dalle commissioni competenti in sintonia con la giunta e gli uffici del municipio. Questo è l'emendamento che vuole, come dire, evitare di parlare di tre quadranti del municipio, di questo municipio, e quindi lasciare genericamente aperta tutte le finestre e che il Consiglio con un successivo atto possa dare le priorità e l'indicazione di intervento rispetto a questa rimodulazione dei 500.000 euro dal capitolo originale. Questo è quanto, grazie. Grazie a lei. Allora, allora, ogni volta per chiedere la sospettiamo 5 minuti del consiglio, diamo la possibilità, facciamo le copie.